Ciao a tutti, sono Armando Scalella. Oggi ad In Cucina con lo Chef porterò una ricetta di una pizza molto particolare. Non vi dirò altro se non il titolo, scrocchiarella. A tra poco In Cucina con lo Chef. In collaborazione con Durbano Arredamenti, Caffè Monforte, Del Giudice, Il Fiore del Latte, Ottica Sirio, Optometria e Contattologia, Centro Tartufi Molise, Casa Molisana, Supermercati Gran Risparmio, Gruppo Vigè, Tenute Marta Rosa. Giovedì, puntata numero 118 di In Cucina con lo Chef. Ciao a tutti da Gigi Di Simio. E Armando Scalella. Armando Scalella, ciao Armando, ciao, come Gigi. Stai? Tutto bene? Stiamo passando una settimana insieme, sì. Insieme al nostro pubblico che ci segue da casa. Ma tu scusa, hai parlato di una pizza e bolle l'acqua qui, che sì. Succede? Allora... No, fermati, andiamo per gradi, okay. Perché noi dobbiamo essere molto chiari ed esaustivi per chi è a casa. Giusto. Allora, ritorniamo a quello che hai detto nell'anteprima, come si chiama la pizza che ti sei inventato per stasera? La pizza di stasera è la scrocchiarella. Ma questa è una tua idea o anche questa fa parte? Fa sempre parte delle del tipologie. Book. Sì, fa sempre parte delle tipologie di pizze già in scrocchiarella. Sì. Oh. Perché l'acqua bolle che cosa serve per questa pizza? Ok. Parlando di farcitura. Sì. Il condimento saranno appunto cime di rape, la porchetta affettata e fior di latte. Questa porchetta affettata al supermercato, c'è. Banco salumi. E non c'è problema. Allora, vado a salare l'acqua con cui quindi andrò... Quindi tu hai portato l'acqua in ebollizione perché c'è. Le nostre cime di rapa o di rape... Andrò a cucinare le nostre rape a bollire per almeno 6-7 minuti. Quindi proprio, come si dice, a stufare. Sì. Vado a metterle dentro. Dopo questi 6-7 minuti andrò a raffreddare le cime di rape in acqua fredda, in una boule con acqua fredda. Oh. Torniamo sempre a monte, quello che in ogni puntata di questa settimana stiamo puntualizzando. Sì. Perché? Perché noi dobbiamo aiutare chi ci segue a diventare bravo nel realizzare l'impasto, sì. Che è la base, il segreto della pizza, giusto? Giusto. Sei d'accordo? Sono d'accordo, anche perché per ogni tipologia di pizza ci sono delle attenzioni e delle particolarità molto molto utili. Se vogliamo raggiungere il risultato di scrocchiarella, come la chiami tu, chi ha in mente di prepararsela a casa deve prendere, immaginando sempre una pizza per 4-5 persone, sì. Deve prendere un chilo di farina tipo 1 240 W, sì. Poi 850 ml di acqua, 26 g di sale fino, sì. 8 g di lievito fresco e in questo caso 20 ml di olio di semi di girasole, sì. Tutto questo va impastato, lavorato a mano, sì. Giusto? Sì. E poi che cosa succede? Bisogna tenerlo? Bisogna tenerlo per almeno 28 ore. 28? 28 ore di lievitazione. Quindi siamo oltre le 24 ore. Oltre le 24 ore, un giorno e 4 ore. Ho capito. La gestione è fatta completamente, possibilmente, a temperatura tra i 18 e i 20 gradi. A riposare si mette a lievitare, sì. In un ambiente dove, diciamo, la temperatura non deve superare i 24 gradi. Esatto. Noi l'abbiamo detto, ma noi siamo precisi e lo ripetiamo. Noi non possiamo, purtroppo, è impensabile questa cosa. Sì. Per cui abbiamo già l'impasto pronto. Mostriamo ai nostri amici che ci seguono da casa il risultato finale. Bell'impasto, anche morbido. I contenitori li vado sempre a oleare così che si possa staccare facilmente. Ecco, in effetti quando tu scrivi qui
olio di semi di girasole 20 ml, penso che... No, quello è per la ricetta, sì, proprio dell'impasto. Poi metto anche dell'olio nel contenitore. Ecco, una goccia in più, qualche goccia in più di olio di girasole, sì, nel contenitore dove mettiamo a lievitare l'impasto, ci agevola quando l'impasto è cresciuto e lo dobbiamo tirar fuori. Infatti non rimane niente nel contenitore. Niente. Rimane pulito, non si attacca e quindi è ancora più semplice lavorarlo. Tu hai usato un comunissimo contenitore di plastica. Sì. Possiamo usare una boule in plastica. Allora, non c'è problema. La particolarità della scrocchiarella è che la andrò a stendere molto molto più di tutte le altre pizze che ho fatto. Quindi la vado a pigiare più e più volte. Quindi la tua tecnica, questo per ottenere il risultato di scrocchiarella, scroc. Sì. Cosa succede da un punto di vista? Parlavi che la devi lavorare un po' di più. Sì. Estendere. Estendere leggermente di più. Quindi farò uscire gran parte dei gas presenti all'interno della mia pasta. È chiaro che noi, tu prepari qui una pizza che non è la pizza per quattro persone, però ci mostri, sì, i passaggi fondamentali anche nella fase, diciamo, di stesura e di lavorazione dell'impasto che poi andrà in forno. Vado sempre con una base di olio, utilizzo sempre un grasso quando faccio le pizze a base bianca. Una volta fatto questo, non lascio lievitare la mia pasta in teglia e vado in forno subito a 250 gradi per almeno 13 minuti, forno casalingo statico. 13 minuti, quindi segnatevi questi appunti perché è importantissimo. Poi naturalmente, Armando, penso che sulla cottura della pizza in forno ci si può anche regolare un po' a vista. Sì. Se ci piace un po' più... un po' più croccante, un brunita, po' più cotta, esatto. Vero? Sì, sì. Della parte superiore. Oh, quindi le nostre cime di rape si stanno... Cucinando. Mi servono, siamo belle quasi, belle morbide. La scrocchiarella è in forno. I prodotti per la farcitura sono qui pronti. Io a questo punto, siccome dobbiamo aspettare, sì, cosa succede? Andiamo in pubblicità, rientriamo e vediamo come ci comporrai questa tua pizza scrocchiarella. Ma prima di andare in pubblicità ti voglio fare una domanda. Torniamo indietro nel tempo, sì, alla tua bellissima, positiva esperienza alla Mostra del Cinema di Venezia. La scrocchiarella l'hai, sì, preparata là? Abbiamo fatto molte tipologie di pizza, tra cui anche la scrocchiarella. E sì, tra i VIP ha avuto successo? Tra i VIP è piaciuta molto, anche per quanto riguarda responsabili di altri canali, comunque di, anche rinomati, tipo della Rai, della Mediaset, e ha avuto molto successo. È, sì, piaciuta la scrocchiarella? Sì, sì. E piacerà anche a chi è a casa e ci sta seguendo. Sì. Va bene, in cucina con lo chef. Torniamo immediatamente. Seguite i consigli che ci manda Francesco dalla regia e vedrete la pizza VIP, la pizza scrocchiarella. Luigi Armando, torniamo subito. Carissimo Armando, eccoci. Allora, la scrocchiarella, eccola qui. Eccola qui. Sentiamo. Scroc. Insomma, un po' di... Eccola. È anche ancora calda. Comunque si vede anche, diciamo, rispetto alle altre che hai preparato in settimana, questa la vedo un po' più compatta. Un po' più, sì, perché è stata stesa di più. Ha avuto un po' più di stesura e quindi risulta essere un po' più, possiamo dire, chiusa, però comunque ha sviluppato la sua, sì, struttura. Sì, c'è anche la parte dove... Vado, quindi, a tagliare il mio fior di latte. Quindi... Sottile, sottile. Poi ovviamente a gusto anche personale uno può decidere di metterlo freddo o in cottura il fior di latte. Beh, tu hai scelto di metterlo a freddo. A te piace molto
diciamo, la farcitura a freddo. Sì, a me piace molto di più. Sento il gusto del latte, della mozzarella, ancora meglio. Capito. E è sempre a gusto personale proprio. Vabbè, certo. Tu, giustamente, io lo dico sempre per chi è a casa, può scegliere, perché, ecco, tu preferisci la versione a crudo. In caso contrario, cosa dovrebbe succedere? Caso contrario, al posto di tagliarla, mettiamo la mozzarella e la rimettiamo in forno per almeno 2 minuti, giusto per far sì che si sciolga. Ecco. Vado con le mie cime. Se preferite la mozzarella sciolta, niente di che. 2 minuti ancora di cottura in forno e il nostro fior di latte diventa filante. Sì. Vado con le cime di rape. Che hanno tenuto il loro colore bello verde. Sì. Vero? Ok, e alla fine mettiamo la nostra porchetta. La porchetta che qui tu hai già predisposto. Sì. L'abbinamento mozzarella, porchetta e cime di rape. Un po' rustica. Eccola qui. Armando? Sì. Un po' rustica e anch'essa molto fresca, anche perché le cime di rape sono morbide, la porchetta nella parte laterale comunque ha della consistenza, poi la scrocchiarella è croccante di suo e nel basso abbiamo il fior di latte. Perfetto. Ecco qui. È molto caratteristica, insomma, è molto particolare. Quindi questa anche va mangiata così, ho visto che non hai aggiunto olio, niente. No. Cioè, la parte... uso un termine, la parte unta sì. È nell'impasto. Esatto, nell'impasto è sopra, la parte superiore. Quindi, però per il resto, perché ho visto che non hai condito neanche le rape. Le rape le ho condite leggermente con un po' di sale. Ah, solo sale, non, sì. Non hai aggiunto olio. No, l'ho lasciate... Però questo, consentimi, questa è una scelta personale, in base al gusto di uno di noi. Sì. Se ci piace un po' più... saporita, possiamo saltarla in padella anche, ecco. Con un aglio e peperoncino. Sì, è molto personale, molto soggettiva il condimento. Diciamo che tu hai scelto la versione più light. Sì, esatto. Michele, sempre con te anche oggi, ormai c'è il filo diretto e gli dicevi, guarda Gigi, Michele ci ha consigliato di abbinare questo rosé di Tintilia, sempre di Tenute Marta Rosa. Michele Travaglini, che salutiamo, il nostro consulente vitivinicolo, sì. Con il quale interagiamo via telefono, via messaggi. Io penso che l'abbinamento è giusto. Se volete provare la scrocchiarella, seguite i consigli di Armando, seguite alla fine tutte le dosi, soprattutto per realizzare questo tipo di impasto, e secondo me vi divertite e mangiate qualcosa di una pizza insolita, ecco, dai. Sì. Va bene. Domani torni. Questa è la The Week of Pizza. Yeah. Guida Armando, si direbbe, no? La settimana, esatto, della pizza che è in cucina con lo chef. Però, come abbiamo detto lunedì, in questo particolare periodo questo tipo di ricette che noi stiamo proponendo funzionano molto, perché chi è a casa la può replicare tranquillamente. Prende spunto e, sì, e può prepararla. Va bene. Grazie Armando, grazie. Ci vediamo domani per la sorpresa del venerdì. Va bene? Spettacolo. Ciao da Gigi Di Simio in Cucina con lo Chef. A domani. E una risposta a tutte le domande, anche a quelle frivole. Boutique e panettieri d'alta moda, che le palestre aerobiche. Suamma, sono una buona. Oh,
Arrivederci da D'Urbano Arredamenti, Caffè Monforte, Del Giudice, Il Fiore del Latte, Ottica Sirio, Optometria e Contattologia, Centro Tartufi Molise, Casa Molisana, Supermercati Gran Risparmio, Gruppo Vigè, Tenute Martarosa.